del suo personaggio, ingenua, sognante e innamorata dell'idea dell'amore, in una corsa ad ostacoli per realizzare i suoi sogni, finirà quasi sempre per non prendere o per perdere il treno giusto. Vi aspettiamo per una serata all'insegna del divertimento, venerdì 9 e sabato 10 alle 21, domenica 11 alle 18 al Teatro Ideal di Ragusa. Prevendita presso Bed Amatri di via Mariannina Coppa 12 Ragusa, telefono 0932 228745. L'aereo costa troppo? Cancellati i voli per Roma? Raggiungi la capitale partendo direttamente da Ragusa con Big Bus, a prezzo fisso ed il bagaglio è gratis. Vai all'Aeratours, prenota il tuo comodo viaggio per Roma con Big Bus a soli 44 euro, con posto assegnato e bagaglio gratis. Chiedi informazioni allo 0932 65 34 80. Aeratours Ragusa. Trovate amici, consueto appuntamento con l'Indice. Parleremo ancora di ospedale, parleremo di qualcosa che abbiamo visto nella zona artigianale, poi di refezione scolastica, di scuole e di sport. Però apriamo con una notizia che poi si ricollega anche alle immagini di ieri, quando a Vittoria è venuto il capo della polizia Gabrielli. Che cosa c'è da dire? Non c'è dubbio che la sicurezza nelle città parte anche, o meglio si basa molto, su quello che c'è in città, sulla questione anche economica, perché più le città stanno bene, più la gente sta bene, meno c'è l'esigenza della sicurezza, perché lo abbiamo visto, il degrado, la povertà crea anche delle sacche di illegalità dove non è possibile fare controlli. Quello che è successo a Roma, avete visto nell'omicidio della ragazza, la gente vuole più sicurezza, ma prima della sicurezza purtroppo bisogna poter mangiare tranquillamente. C'è un intervento dei sindacati, in questo caso è Ginestra della CISL Sicilia, che dice: per contrastare la povertà assoluta. Perché dice questo? Perché pensate che la Sicilia, in base alle indagini Instat, è la seconda regione d'Italia per povertà assoluta, con 700.000 persone in situazione di estremo disagio su un totale, il totale sono 1.700.000 persone versano in povertà relativa, cioè 700.000 sono in povertà assoluta, 1,7 in povertà relativa, quindi se li mettete insieme sono 2 milioni e mezzo di persone, insomma è una percentuale altissima. Quindi quello che però preoccupa di più è l'assenza di un piano regionale di contrasto, che è abbandonato nelle nebbie. Allora, cosa serve per contrastare la povertà assoluta, dice la CISL? Non bastano parole e formali impegni, piuttosto vanno individuate le modalità di organizzazione della rete dei servizi territoriali, di gestione, la divulgazione dei punti di accesso nelle aree metropolitane come nei piccoli comuni, la presa in carico delle famiglie attraverso delle equipe di professionisti, e vanno quindi organizzati strumenti di inclusione sociale e lavorativi. In qualche modo si parla del famoso reddito di cittadinanza, perché pensate che il reddito di inclusione, il REI, pensate che nell'isola in teoria il reddito di inclusione va a un siciliano su due. No, non si può mantenere un ritmo del genere. Quindi la cosa più importante è davvero cercare di dare lavoro, di dare sicurezza attraverso
il lavoro e quindi solo così la regione potrebbe rialzarsi. Questa è la lettera della CISL, l'alleanza di 20 tra associazione e istituzioni regionali hanno mandato questa lettera al Presidente della Regione, al Governo. Vediamo a cosa serve, se riuscirà mai a servire a qualche cosa. Da qui ci spostiamo su un altro argomento che però diciamo è ormai al centro dell'attenzione da parecchi giorni, è la questione dell'ospedale Giovanni Paolo II, il GPS. Come dico, allora stamattina è arrivato un comunicato da parte dell'ASP che parla del trasferimento e addirittura richiama la nostra emittente e dice: l'ASP di Ragusa, a seguito dell'articolo pubblicato sul sito web Retiblea, informa la cittadinanza che il pronto soccorso resterà attivo fino all'ultimazione dei trasferimenti dei reparti presso il nuovo ospedale Giovanni Paolo II, assicurando tutte le emergenze. Noi siamo felici, vuol dire che siamo serviti a qualcosa, perché guardate, questa segnalazione in base alla lettera che c'era arrivata, che avevano mandato l'altro ieri, aveva anche preoccupato alcuni che lavorano nel settore, che avevano mandato messaggi, dice, oggi addirittura ci hanno ringraziato, qualche messaggio che dice grazie a voi, lì su ci hanno pensato, perché l'idea era ben diversa. Ora però io non so bene se è così, perché mi ha chiamato un cittadino che mi dice: sa, stamattina ho assistito a un incidente, una moto e una macchina a Ragusa, succedono, non c'è dubbio. Il ragazzo era stinnicciato per terra e non riusciva ad alzarsi da solo. È arrivato l'autoambulanza con il medico a bordo, questo certamente, e questo cittadino ha chiesto: scusate, ma ora dove lo portate questo ferito? Il medico ha detto: lo portiamo a Modica. Ora io non vi so dire se poi è andato a Modica, non ci sono dubbi, non ve lo posso dire. Però certo, se il medico dice lo portiamo a Modica, ci crediamo. E allora tutto questo non sarebbe vero. Ora, siccome ci hanno anche minacciato quelli dell'ASP, ci hanno detto: attenzione, è superfluo ricordare che le notizie infondate che ingenerano allarme ingiustificato nella popolazione saranno segnalate alle autorità competenti. Ma certo, ci mancherebbe altro, bisogna farlo, bisogna però poi spiegare cosa c'è scritto in quella lettera quando si parla di trasferimenti, di tempi, di differimenti. Ma noi siamo contenti così. Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, cioè che si potesse immediatamente tener conto dell'ospedale, del pronto soccorso, e poi trasferirlo all'ultimo momento, quando già dall'altra parte funzionerà e non ci saranno punti vuoti. Non dimentichiamo che io l'anno scorso sono andato a fare una denuncia personale ai carabinieri per interruzione di pubblico servizio, perché per una decina di giorni c'era stato il limbo all'ospedale civile, vi ricordate? Quando non si sapeva più se andare o tornare, aspettavamo la scia, non c'era la scia, l'avevamo fatta, per un certo periodo la gente era lì davanti alla porta e non sapeva cosa fare. Quindi abbiamo ottenuto questo e ci basta il ringraziamento di qualcuno che ci ha mandato i messaggi, va bene, grazie, grazie così, va bene, ok. Ci pigliamo anche il richiamo ufficiale del dottore Ficarra, ma ci poniamo come unica voce che controlla questo territorio. Va bene, quindi ce l'hanno detto, ora domani però ci informiamo dove è andato a finire l'incidentato di oggi.
perché mi hanno chiamato in serata, quindi non ho avuto il tempo di farlo. Detto questo, un'altra segnalazione. La segnalazione poi si attacca anche a tutta una questione che riguarda la spazzatura e cose del genere. Perché? Intanto vi faccio vedere questa discarica che è stata che abbiamo noi visto in giro, perché se voi andate ora in giro per la provincia, anzi per la città di Ragusa, fuori dal centro, vedrete che in ogni angolo ci sono zone come queste. Regia, fallo vedere più da vicino, così, ecco. Questa, siamo sotto la strada, se vedete le bandiere potete capire dove siamo, e questa praticamente è il pullman che passa sopra, è la 514, cioè la circonvallazione, e quindi siamo dentro Ragusa, perché quella, se non sbaglio, è una concessionaria, quindi siamo appena fuori dalla zona industriale, e questo è una discarica abusiva. Perché succede questo? Perché, come abbiamo detto più volte, molti non vengono riconosciuti, non hanno il CIP e quindi non hanno dove buttare la spazzatura. E questa cosa, poi vanno in giro, la notte si fanno una passatela e buttano il sacchetto correndo. Allora, segnaliamo questa discarica, magari qualche fotografia, magari qualche vigile che passa ogni tanto, perché questa cosa si deve per forza far finire. Non c'è dubbio che chi non ha pagato deve pagare, e una volta che ha pagato avrà anche i suoi nanetti per l'umido e compagnia bella. C'è un altro problema che riguarda i 5 metri, quelli dalla battigia, no? Pare che se i cassonetti sono a 5 metri oltre il cancello non vadano a prenderli, e ci vuole quella famosa ditta privata che metteva nelle buche il volantino dicendo ve lo usciamo noi per 0,47 centesimi, non so quanto erano. Quindi qual è il problema? Se non sono a 5 metri dalla strada non li vengono a prendere, ma che ci posso fare io se il condominio non ha un posto a 5 metri? Anche questo è un problema che dobbiamo capire se è reale o non è reale. L'altro problema, sempre che riguarda la pulizia, ma non solo, fa riferimento a qualcosa che è accaduto oggi nella zona artigianale, che sarebbe quella dove c'è il comune, per essere esatti, quello che vedete qua sotto, ecco, quella è la zona commerciale, cioè dove c'è l'assessorato allo sviluppo economico e altri uffici. Allora, che cosa stiamo guardando? Di fronte all'ufficio, stamattina sono stati trovati questi resti di maiali, probabilmente forse saranno stati anche macellati in modo non regolare, e qualcuno li ha buttati là. Ora bisogna capire se è uno sfregio nei confronti di chi fa le pulizie, se è uno sfregio nei confronti del comune, se qualcuno che in questo modo voleva favorire i cani randaggi, perché c'era anche questa ipotesi, il cane randaggio gli diamo da mangiare, e quindi anche questa non è una bella cosa, ma certo l'immagine, l'avete vista, è un'immagine obbrobriosa, raccapricciante. Ma a parte questo, devo dire, fermiamo le immagini così, se è possibile regia, devo dire, ma questa è città, cioè questa è la zona artigianale, chi gestisce la zona artigianale? Gli artigiani o il comune? Perché mi pare che manutenzione in questa zona non ce n'è. Io non so a chi tocca, credo al comune, perché sì, è una zona artigianale, tutte le aziende sono artigiane, tutte quelle che hanno le aziende qui, però certo queste immagini che avete visto, che sono davvero raccapriccianti, fanno pensare. Allora noi abbiamo intervistato il presidente cittadino della CNA Santi Tirallosi, che è di Ibla, infatti l'abbiamo intervistato a Ibla, e lo vedete perché è in serata,
su questo argomento. È una segnalazione che noi facciamo e che deve comunque far pensare cosa accade nella zona artigianale. Si parlava di branchi di cani, si parlava di manutenzione e poi queste cose non sono belle. Sentiamo l'intervista. Allora, Presidente, oggi alla zona artigianale chi si reca lì a lavorare ha trovato insomma, uno spettacolo non propriamente bellissimo, frattaglie su un marciapiede proprio al centro della zona artigianale, di fronte anche all'assessorato sviluppo economico, non una cartolina insomma. Assolutamente no, sicuramente hanno trovato una situazione ingresciosa e non solamente chi lavora lì nella zona artigianale e chi lavora al comune proprio allo sviluppo economico, ma anche tutti i clienti dei nostri artigiani e anche tutte le persone che usufruiscono dei servizi del comune. Hanno trovato per terra delle interiora di un suino e poi anche degli arti sempre dello stesso suino messi lì alla mercé di tutti. Quindi un fatto sicuramente increscioso che diciamo la nostra zona artigianale possa essere trattata così in questo modo dovrebbe essere il fiore all'occhiello così come è stata concepita, e invece vediamo che così non è. Quindi l'appello è quello diciamo da rivolgere alle forze dell'ordine e all'amministrazione affinché questa situazione possa cessare. E quindi facciamo anche, ripeto, una richiesta all'ASP perché si interessi. Si possono ecco, attivare anche con le telecamere che ci sono lì nella zona, quelle funzionanti e quelle invece che non dovessero essere funzionanti, chiediamo che possono esserlo al più presto per fare in modo che un atto del genere non si ripeta più. È una questione di decoro che non riguarda soltanto questo episodio, ma anche lì c'è un problema che riguarda la vegetazione, insomma le banchine che sono piuttosto sporche, ma il problema anche è che chi porta lì del cibo per i randagi magari si può comprendere il gesto, diciamo, generoso, però magari incrementa il fenomeno stesso, peggiora la situazione. Sì, nella maniera più assoluta, perché ripeto, assolutamente l'attenzione agli animali, e noi come CNA vogliamo che ci sia un'attenzione agli animali, però sicuramente non è questo il modo di risolvere il problema. Portando da mangiare si alimenta il fenomeno del randagismo, quindi non si risolve assolutamente. Quindi attenzione agli animali, ma attenzione veramente alla situazione che potrebbe sfuggire di mano da un momento all'altro. Quindi ripeto, vicini, anzi io dico questo, coinvolgiamo anche questi attori, cioè coloro praticamente che portano gli animali, troviamo una soluzione anche insieme a loro, attenzioniamo il problema con loro, noi siamo disposti ad aprire un dialogo, ad aprire un tavolo in cui siano seduti anche gli animalisti, in particolar modo chi porta del mangiare a questi animali, ma sicuramente così il problema non si risolve. Va bene, questa è una segnalazione, io spero che il comune la raccolga e si faccia qualcosa, però devo dire la verità, l'aria, perché questa zona artigianale è un altro fiore all'occhiello, e non vorrei che finisse come l'Asi era qualcosa di eccellente, non vi dico eccezionale, era eccellente, ha anche un'organizzazione, ha una il papallozzo rotondo, quello all'entrata dell'Asi che poteva essere utilizzato per tante cose, qualcuno ci voleva fare tutto bello cemento armato, un centro della protezione civile, insomma all'entrata della città potrebbe diventare addirittura un posto, una stazione della metropolitana di superficie, insomma, però poi viene abbandonata. Ora, non vorrei che quest'area artigianale non venga curata, pensando poi soprattutto che c'è un centro direttivo che è quello del comune, dove ci sono dipendenti, dove si è fatto il consiglio comunale, non è una bella immagine. La politica, una volta la politica aveva un ruolo essenziale. Oggi la politica non ce l'ha più questo ruolo essenziale. Perché? Perché secondo me sono
scomparsi i partiti. Abbiamo tanto rotto le scatole dicendo che bisognava rottamare, che c'erano i vecchi politici, che non ne possiamo più, sempre le solite facce, che oggi abbiamo ammazzato le solite facce, ma non abbiamo neanche le facce nuove e non riusciamo a creare nulla. Perché? Essendo anche a livello locale liste civiche che si basano, e questo è peggio perché almeno prima c'era una ideologia nazionale, c'era Forza Italia, c'era il PD, il Partito Comunista, insomma c'erano queste cose. Ora questo non ci sono più. Di conseguenza cosa fai? La lista di Ciccio Barone? Non lo so. La lista di Sonia Migliore? Cioè, voglio dire, non possono incarnare un movimento politico dei personaggi che pur simpatici, che hanno il loro, la loro audience e i loro fan, i followers sull'internet, però non possono rappresentare davvero l'anima di una forza, di un popolo che vuole fare. E allora non ci sono più partiti. L'unico che potrebbe in qualche modo dire qualcosa ora è il PD, perché il PD, dopo che è scomparso completamente Forza Italia, dici: ma come, c'è Forza Italia? Beh, sì, ma guardate, il fatto che ci sia, bisognerebbe avere contezza, cioè non ci sono più sedi, non c'è, ma che ce lo mette quello, i soldi ce lo mette i deputati, ma chi, manco se lo sognano. Bene, Forza Italia è sparito e lo si capisce anche a livello nazionale. Il Movimento 5 Stelle non è un partito, lo sappiamo, è un meetup, sta su internet. E la Lega ha trovato con altre persone, come per esempio Massimo Iannucci, che passa dal 5 Stelle alla Lega, ma il PD, dove ora sappiamo che ci dovrebbe essere un congresso, e io credo che il PD, e io non sono un uomo del PD, nel senso sono sempre stato un uomo di destra, ma a un certo punto ho capito che poteva essere una realtà. Ora Martina lascerà, bisognerà arrivare al congresso a febbraio, entro novembre si dovranno fare i congressi cittadini e regionali, e vediamo cosa ne viene fuori. Ma io faccio appello a quelli che hanno gestito la politica in questi ultimi anni, che sono stati eletti, di farsi portavoce di una richiesta, perché i cittadini alla fine si lamentavano, ma gli piacevano i partiti. Meglio avere un partito che un sito internet. Dai, questo è chiaro. Meglio avere un partito dove ci si può confrontare, si fanno i dibattiti, ci si incontra, piuttosto che scrivere un'email. Quindi io spero che il PD possa recuperare e tornare a dire la sua, perché ce n'è bisogno, come c'è bisogno anche di altre forze, di quelle del centrodestra che non ci sono più. Diventerà bellissima, è sparita dopo che il presidente è arrivato là, e anche a lui gli ho visto la sindrome del tempo perduto negli occhi di questi uomini politici. L'ho incontrato l'altro ieri quando abbiamo inaugurato l'ospedale, siamo buoni amici, ma non riesce più deve pensare a cosa dire nelle cose ufficiali, cioè non ha più la testa, peccato. Quindi diventerà bellissima, non c'è, Forza Italia è scomparsa, il PD si deve ricostruire, Fratelli d'Italia non sappiamo se ci sono o non ci sono. Credo che oggi abbiamo bisogno, e io, di un movimento, di qualche partito, perché l'esperienza del personaggio a me non mi soddisfa. Io non voglio essere del partito di Ciccio o di Giovanni o di Francesco, no, non mi piace. Detto questo, andiamo a parlare di economy, no? Di nuova economia, perché poi... Allora, la CNA, e torniamo alla CNA, cerca di trovare nuove aree. Io ieri l'ho detto,
Non possiamo giocare con due mazzi di carte, per esempio nel mondo dell'economia. Mi sono un po' scagliato contro il libero consorzio che ha finanziato delle iniziative, si chiamano Aristoil, che sono finanziate dalla Comunità Europea, ma che servono a mettere in luce gli oli del Mediterraneo. Cosa vuol dire gli oli del Mediterraneo? Tutti gli oli del Mediterraneo, quelli della Grecia, quelli della Tunisia, quelli della Spagna, quelli anche della Croazia, quelli della Francia, non lo so, anche loro avranno gli oli, e però poi noi siamo qui a dire dobbiamo difendere le nostre produzioni, dobbiamo migliorare. E ieri, cioè domenica, alle Scale del Gusto, cos'è successo? Abbiamo fatto assaggiare l'olio Doppi Bay, ma con questo progetto Aristoide, che è servito a dare soldi, non c'è dubbio, a qualcuno, non sappiamo bene a chi, a qualcuno, però poi alla fine dice: ma noi come facciamo a vendere il nostro olio se siamo 50 tipi di olio? Ora mi scriverà quello del consorzio, il capostampa, e mi dice: no, non è così. Cioè, le cose si capiscono. Aristoile vede questo, serve a tutti gli oli del Mediterraneo e ci sono soldi per migliorare e promuovere tutti gli oli, ma noi che facciamo? Invece, dicevo, la CNA è andata alla ricerca di partner e c'è stato questo incontro con responsabili della Moldova, che poi era la Repubblica Moldova, che era la vecchia Moldavia, che poi insomma con capitale Chisinau, diciamo noi, ma loro dicono Chisinev, va bene, Chisinau, questa è. E c'è stato questo appuntamento al quale hanno partecipato un po' di imprenditori, perché con la Moldova si potrebbe fare qualcosa. Certo, se noi abbiamo racina appesa lì, non è che gli ammanca la racina. E io spero che non finiscano come le tante altre cose, perché poi vedete, ecco, c'è chi acchiappa i soldi, Aristoil, c'è chi ha preso i soldi e quello ci campa con questi soldi, poi coinvolge gli altri che fanno i soldati. Vi ricordate il progetto della Tunisia? Poi che fine ha fatto? Ci abbiamo partecipato, abbiamo scritto, ma poi, vabbè, intanto siamo andati alla CNA, vediamo come è andata, la dottoressa Rizzandello, come è andata questa giornata dedicata agli scambi fra la Moldavia e l'Italia. Vediamo. CNA vuole essere al servizio delle imprese che intendono affacciarsi e relazionarsi con mercati esteri nuovi. Ieri è stata un'occasione preziosa per le nostre imprese per conoscere, attraverso la Country Presentation Moldova, questo mercato nuovo e molto interessante sotto tanti punti di vista. Sono intervenute molte imprese, hanno avuto la possibilità di conoscere attraverso appunto la presenza di autorevoli rappresentanti di questa Repubblica, le opportunità di business che attualmente possono esserci. Il nostro obiettivo è quello di aiutare attraverso proprio il ruolo che svolge, che la CNA da un punto di vista anche istituzionale, le imprese a relazionarsi al meglio. Molto importante è stato anche la sottoscrizione di un accordo di cooperazione con l'istituzione della Moldova, in cui pronto abbiamo avuto la possibilità di ospitare proprio ieri i rappresentanti, e questo accordo ci permetterà di facilitare sicuramente le operazioni che successivamente potranno essere intraprese. C'è anche un legame ideale nel tessuto economico dei due paesi, cioè tra il tessuto economico ragusano e quello della Moldova, che è fatto di piccole e medie imprese come qui.
Sì, infatti noi rappresentiamo, la CNA rappresenta le piccole e medie imprese di diversi settori, soprattutto settori legati all'agroalimentare, all'informatica, alla metalmeccanica, all'edilizia, al tessile. Ci sono state imprese che hanno partecipato, che hanno diciamo, preso parte a questa giornata, appartenenti a settori ampi. C'è questo parallelismo tra la Moldova e il nostro paese. Sono intervenute imprese che operano nel settore dei servizi, della produzione, dell'intermediazione e del commercio, e a quanto pare appunto anche si è discusso sulla possibilità di ottimizzare anche in futuro scelte di investimento, operazioni appunto di scambi commerciali. Non è la prima opera che riguarda l'internalizzazione che la CNA porta avanti. Cosa si è fatto in questi anni? Sì, noi abbiamo, la CNA ha voluto fortemente sviluppare negli ultimi anni servizi di internazionalizzazione per imprese sia strutturate che non molto strutturate, e quindi facilitare appunto l'apertura verso nuovi mercati. Abbiamo anche sottoscritto un accordo di cooperazione internazionale con Malta, con una grande associazione, la GRTU, e inoltre abbiamo sempre guardato a delle iniziative che possono essere anche utili alle imprese nostre locali. Infatti abbiamo ospitato proprio quest'anno la tappa del roadshow sull'internazionalizzazione delle imprese. Sono intervenute diverse imprese, più di 200, e sono state seguite attentamente con un affiancamento dedicato nell'ambito dell'internazionalizzazione. Le imprese si sono potute confrontare con soggetti pubblici e privati come l'agenzia ICE, SACE, SIMEST, e questo è fondamentale. Noi vogliamo creare occasioni anche di scambi di opinioni e creare anche spunti di riflessione, a volte importanti, che nella vita appunto di un'impresa possono insorgere. E sosteniamo anche le imprese favorendo tutte quelle che sono le informazioni da un punto di vista proprio di opportunità per attirare contributi, avere incentivi. Abbiamo favorito diciamo le nostre conoscenze per accedere ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Siciliana attraverso appunto il bando, quest'ultimo, sull'internazionalizzazione. La misura 342 del PIOFESR Sicilia, e questo è stato davvero con molto orgoglio portato a buon fine. Questa è Teleiblea. La piccola accademia presenta Filomena Marturano, commedia in tre atti di Edoardo De Filippo, con la regia di Franco Calvanese. La compagnia si esibirà al Cine Teatro Ideal a Ragusa. L'aereo costa troppo? Cancellati i voli per Roma? Raggiungi la capitale partendo direttamente da Ragusa con Big Bus, a prezzo fisso ed il bagaglio è gratis. Vai all'Area Tours, prenota il tuo comodo viaggio per Roma con Big Bus a soli 44 euro, con posto assegnato e bagaglio gratis. Chiedi informazioni allo 0932 65 34 80. Area Tours, Ragusa. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo Via Failla, Ragusa. L'evoluzione e l'innovazione per un nuovo modo di insegnare a guidare tutti i mezzi, dalle auto più piccole alle più grandi, alle moto di varie cilindrate. La nuova autoscuola Melinda, che vanta un arredamento moderno ed originale,
garantisce i migliori risultati grazie ad una tecnologia all'avanguardia e alla decennale esperienza della titolare del suo staff. Autoscuola Melinda. Chiedi un preventivo personalizzato per diventare in poco tempo un guidatore provetto e disciplinato. Autoscuola Melinda, Viale Europa 39, angolo Via Failla, Ragusa. Questa è Teleiblea. Benissimo, questa è la CNA, queste le prospettive, sono sempre belle quando vengono raccontate, poi bisogna vedere dove si arriva. E non era solo la CNA a fare progetti del genere. A Comiso, per esempio, sono stati organizzati una serie di incontri tra l'imprenditoria provinciale e l'ingegnere, eccetera, rappresentante di un gruppo. Ora non faccio pubblicità, però anche lì ci sono molti che si fanno promotori e riescono in qualche modo a, come posso dire, a mettere insieme delle prospettive. Allora, qui viene detta una cosa che, diciamo, da, se dico 25-30 anni, pare assai. Allora, cosa dice qui? Ci sarebbe la questi accordi potrebbero vedere un'apertura verso nuovi mercati con investimenti nel nostro territorio. Ed è stata lanciata l'idea, ma non è una novità assolutamente, della zona franca nella nostra provincia, nell'area dell'aeroporto di Comiso, con una forte intermodalità nei trasporti con il porto di Pozzallo. Beh, questa è l'idea che abbiamo avuto, che abbiamo sentito, non abbiamo avuto, abbiamo sentito tantissime volte. Non c'è dubbio che se si facesse una zona franca, considerato che da qui parte, siamo la porta d'Europa, guardando verso soprattutto il Nord Africa e compagnia bella, potrebbe essere Nord Africa, Paesi Emirati, eccetera, eccetera, un aeroporto funzionante, tanto spazio, metà dell'area americana che possiamo in qualche modo, perché ora tornerà a noi, sarebbe interessante. Tra parentesi, mettiamo da parte la questione del taglio degli alberi, anche a Ragusa, ricordo che so a Gaetano Gaglio, ex vice sindaco, che a Ragusa nella villa comunale di Ibla tagliarono quasi 100 alberi quando fu fatta nuova. Succede, vabbè. Invece non abbiamo ancora nessuna notizia delle famose buste, almeno fino a ieri non ce n'era. C'è l'ineluttabilità, si va avanti, l'aeroporto non chiude, i voli sono quelli che sono, ma nuove prospettive potrebbero essere veramente interessanti e le registriamo. Vi ricordo che la prossima settimana ci sarà l'Emaia a Vittoria, quest'anno sembra andare bene, mi dicevano che c'è una grande voglia, forse il cambio, cioè forse avere alla guida della città una triade di prefetti quasi, dà una garanzia che non ci sono mine minaglie, no? E quindi molti, pare che stia andando bene e ci sono anche novità con delle dirette radiofoniche a livello nazionale, insomma ci sono delle belle idee sulla Emaia che come al solito sarà fino al San Martino, fino al giorno 11, quindi inizierà la prossima per i morti, come sempre. E intanto torniamo al Comune di Ragusa, giorno 30 ci sarà Consiglio Comunale, restiamo in attesa di avere notizie dell'aumento, io non so se il sindaco, allora mi dice il sindaco che sua madre mi ascolta, allora signora Cassì, dice Macillo a Peppe, l'aumento del posteggio, non si può aumentare del 50% il prezzo del posteggio, lo diciamo a si sosta, se non sosta, è da fare un esposto. L'altra cosa, la famosa questione dei tabelloni, abbiamo visto che molti li stanno togliendo, anche lì bisogna fare chiarezza. E poi ci sono anche alcune piccole cose che vorremmo sapere, però c'è un fatto positivo, oggi conferenza stampa per parlare di refezione
scolastica. L'assessore Iacono questa cosa l'ha presa a cuore e ha tirato fuori un personaggio che nell'ambito non vedevo da tempo, l'amico Sortino, che lo vedete qua, Saretto Sortino, lo vedete in questa immagine, che comunque è nel settore da 100 anni, quindi non c'è dubbio, male non farà. Sentiamo le interviste. Pasti sani e buoni, questo è lo slogan, diciamo, che si utilizza adesso per quanto riguarda la refezione scolastica, scuola dell'infanzia, scuola primaria. Il 29 di ottobre parte. Sì. Inizio con pasti sani e buoni, ha detto bene, è uno slogan, ma è più che uno slogan, è il nostro programma, ciò che vogliamo realizzare con la refezione. Ci sono tantissime novità quest'anno, siamo molto soddisfatti, gli uffici sono intasatissimi perché diciamo nel capitolato era previsto un 1100 pasti giornalieri, siamo già arrivati ad oltre 1600 richieste di pasti giornalieri, gli uffici stanno invertendo tutto all'interno del software e della procedura. È una sfida importante che vogliamo fare e di cui abbiamo tantissime certezze, e le certezze sono quelle che i pasti saranno appunto sani e buoni, cioè dei pasti che possono consentire cotti la mattina stessa, cioè non precotti, fatti la mattina stessa nel giro di pochissime ore. C'è tutta una organizzazione tra l'altro con le scuole, con la ditta, entro le 9:15 devono dire chi sono i pasti giornalieri che devono essere fatti, quanti sono i pasti giornalieri, entro le 11:30 la ditta lo consegna alle scuole dell'infanzia, entro le 12 e le 11:45 alle altre scuole, quindi avremo la possibilità di avere un cibo immediato fatto in giornata stessa. Non si sono eliminate le fritture, sono eliminate i grassi, questo tipo di grassi, non si possono utilizzare tutta una serie di coloranti. Si è introdotto, questa è un'altra cosa importante, la possibilità di avere dei pasti anche speciali perché ha dei bisogni particolari. Ci sarà quest'anno anche all'interno, la prevalenza sarà quasi tutto chilometro zero e con la filiera corta. Questo dà la possibilità anche di minore inquinamento ambientale, di minore inquinamento per quanto riguarda il trasporto. Poi ci sarà anche la possibilità dell'inserimento dei piatti tipici, anche questa è una novità all'interno del menu. Si è introdotta anche questa possibilità di avere ad integrazione della frutta due volte alla settimana le spremute della salute che sono state inserite e sono spremute di arance, verranno dotate le scuole anche di strumentazione per poter fare la spremitrice, per poter fare questo. Poi ha un'altra cosa molto importante alla quale ci teniamo molto, questa qua, di rendere più belle le scuole, quindi dobbiamo cercare di ridurre, e ci aiuta anche per quanto riguarda il discorso della raccolta dei rifiuti, di fare raccolta differenziata con meno plastica, con l'utilizzo di meno plastica, quindi le scuole che aderiranno a fare in modo che ci sia sempre più risparmio di posate in plastica, saranno sostituite le posate in plastica da un altro tipo di materiale che non è appunto plastico, e tutto ciò che si risparmierà verrà investito per piantare degli alberi all'interno delle scuole. Un'altra iniziativa interessante è questa qua del corso di cucina per baby chef, per i bambini, che può dare molto anche divertimento ai bambini, i bambini saranno anche impegnati a poter sapere cucinare qualcosa. Poi c'è anche la possibilità, è un altro tema sulla legalità che ci piace molto, è quello del 21 marzo faremo una giornata nella quale sarà dato un menu che sarà derivante da prodotti che sono stati fatti in bene che sono stati confiscati alla mafia, e quindi il ricordo delle vittime della mafia, così come la possibilità di fare esperienze per i bambini, saranno anche portate chiaramente in collaborazione con le scuole, ma questo nella seconda fase, nella seconda parte dell'anno scolastico, in alcune cooperative agricole dove vedranno la filiera, come si fa il prodotto, come si arriva al prodotto, e quindi vedranno dall'inizio alla fine la coltivazione delle cose che loro stesse mangiano. Quindi pensiamo che sia una scelta importante di qualità. Voglio dire che tra l'altro il servizio è in termini di costo il più basso di tutta la Sicilia, ma in chiave comparata penso che sia tra i più bassi di tutta Italia, e date non sono nostre ma sono aggiornate adesso di cittadinanza attiva, quindi abbiamo i minori costi e la maggiore qualità rispetto a tempo altro. Sano significa delle materie prime di qualità.
che si è dato il 90% nel capitolato alla... alla qualità, alla valutazione tecnico-qualitativa e il 10% alla parte economica. Questo è un altro dato importante. Devo dire che purtroppo nel recente passato si era arrivati quasi a 400 pasti giornaliere richieste, ora siamo a oltre 1600, significa che sono state quadruplicate a maggior ragione. Questo dimostra che c'è anche una grande aspettativa da parte delle famiglie, delle scuole e dei bambini stessi, e quindi speriamo di poter soddisfare con tutte queste iniziative e con il controllo che il Comune vuole fare. Stiamo attenti, perché tutte queste cose le stiamo dicendo, ma saranno monitorate, verificate, ci sono dei dietisti e dei nutrizionisti all'interno della ditta, ma il Comune farà la propria parte, la parte è quella di andare a controllare. Io penso che con questi controlli, con queste possibilità che non saranno utilizzate né grassi né coloranti né altre cose, forse su alcune questioni si mangerà anche, non dico meglio di casa, ma sicuramente tanto quanto si mangia. C'è anche un portale dove ci si può collegare per avere notizie subito, immediate. C'è anche un portale, il portale della ditta stessa, dove si mette ogni giorno il tipo di menu, dove ci sono tutta una serie di informazioni che riguardano la refezione, e comunque il cammino si fa anche strada facendo, e quindi lo faremo insieme, lo monitoreremo. Speriamo di dare anche un messaggio di ottimismo rispetto a tutta una serie di cose che spesso ci si lamenta solo delle cose che non vanno, ma io ritengo che questo, anche questo servizio di refezione, è un servizio di cui Ragusa può avere il bando dell'eccellenza. Noi abbiamo fatto una proposta che è stata risultata vincente dal punto di vista della commissione che ha esaminato gli atti, è una proposta che tiene conto di chilometro zero, quindi tutti i prodotti del territorio, doppi IGP, una organizzazione che prevede un minor utilizzo di plastica proprio per un minor impatto ambientale. È prevista la possibilità che da questo risparmio, in collaborazione con le famiglie, renderemo le scuole più belle facendo una piantagione di alberelli nelle scuole. Sono previste una serie di iniziative come la spremuta della salute due volte alla settimana che le maestre possono fare, forniremo noi uno spremagrume più arance durante due volte alla settimana, sono previste dei corsi per baby chef per valorizzare la nostra cucina tipica, quindi le nostre tradizioni culturali. Benissimo, intanto siamo riusciti in qualche modo a far partire questo servizio, che è un servizio molto molto importante, soprattutto, ecco, avete visto quello che accade in altre scuole, maltrattamenti per i bambini, è una cosa incredibile, come possa accadere certe volte, è vero, i bambini sono un po' discoli, ma è normale, ma non bisogna certo esagerare. Allora, va bene, questa amministrazione riesce a fare partire questo servizio che è importante. Altre cose che riguardano i comuni, vorrei andare un attimo a Gela, ci guardano da Gela, salutiamo gli amici di Gela, salutiamo gli amici di Niscemi, per esempio sappiamo che ieri e qualche giorno fa hanno inaugurato un museo cittadino a Niscemi, è una cosa bella. Invece purtroppo a Gela vi devo dire che dopo la questione del sindaco, dopo l'incendio di uno chalet sulla spiaggia, domani ci sarà una iniziativa anti-racket e parteciperà anche il vicepresidente della regione Armao, che sarà appunto a Gela per partecipare a questa manifestazione. Gela è una città, la sesta città della Sicilia, importante economicamente, di grande rilievo, ha subito delle violenze ecologiche, ma la vita è fatta così, in certi momenti volevamo certe cose e poi ci siamo resi conto che hanno dei riscontri negativi, non c'è dubbio, però a Gela effettivamente c'è bisogno di cambiare, dopo il sindaco che si è dimesso, l'anti-racket, insomma ci sono momenti particolare, poteva andare anche il capo della polizia, invece che era Vittorio, a dare un'occhiata anche a Gela. Altre cose da dire, che sarà presente andrà ad Agrigento domani Armao per partecipare a un incontro con gli operatori di Agrigento sulla economia, come intendiamo far crescere l'economia. Ma intanto vi ricordo
che domenica ci sarà un treno, ma non è il treno barocco, non viene da noi, però è interessante perché parte da Licata e andrà fino ad Agrigento e permetterà di visitare la Valle dei Templi e anche fare delle degustazioni in collaborazione con Slow Food. Anche questa fa parte della capacità economica di questo nostro paese, ma è lì che c'è bisogno della politica. La politica deve sapere fare queste scelte e oggi come oggi, devo dire, dopo gli inciuci, siamo partiti con il maledetto inciucio di Lombardo che ha distrutto tutto, e qui la colpa gliela davo allora, quante volte ce le siamo dette le cose, gliela diamo anche ora. Per confermare questa storia che dico io che manca la politica, poco fa è arrivato un comunicato stampa di un movimento che si chiama Italia in Comune. Cioè non abbiamo capito se è al comune o se è in comune. Beh, ma dice che alcune cose che vi ho detto io poco fa. È ora di voltare pagina, è il momento per scendere in campo con un nuovo grande progetto che nasce dall'esperienza e dalla competenza per sfidare chi oggi soffia sul vento dell'odio e delle paure. Allora praticamente Italia in Comune vuole essere l'alternativa chiara e netta ai populismi del Movimento 5 Stelle e della Lega, ed è un'alternativa, che cosa vi devo dire, un altro piccolo movimento che metterebbe in grande difficoltà, non sono contro, ve l'ho detto, ma a me il movimento di Ciccio, di Luigi, di Salvatore, di Giovanni non mi piace. Mi piacerebbe ritornare un poco di partiti, perché poi non è vero, come diciamo, che se sono vecchi e non capiscono niente, al contrario, penso che le persone vecchie abbiano più esperienza e riescono a dare delle indicazioni. Ma bisogna capire meglio come funzionano le cose. Allora oggi al comune c'era anche una scolaresca e un consigliere comunale, il consigliere Antoci, li ha accompagnati. A che serve che gli insegnate le strade brutte ai piccirini? No, ma è giusto che i ragazzi sappiano quali sono le istituzioni che governano la città, che poi governano la regione, che poi governano la nazione. E quindi questa è stata una occasione interessante. Vediamo questa intervista di Teresa Guarnuccio, poi Gianni Papa ci parla di maratona con un ospite di studio. Grazie amici, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. In visita al comune di Ragusa, due terze classi dell'istituto comprensivo Maria Schinina. E il consigliere Alessandro Antoci, Movimento 5 Stelle, ha descritto come funziona la macchina governativa della nostra città, quindi amministrativa della nostra città, ma soprattutto sottolineando il valore della democrazia. Consigliere, lei è stato molto chiaro, visto che c'era proprio un dialogo aperto, ma i ragazzi quali curiosità hanno, diciamo, esternato? Allora, per me intanto è stato un piacere oggi ospitare questi ragazzi qui all'interno dell'aula consiliare, che è la casa di tutti i cittadini ragusani. Quindi ho raccolto l'invito delle professoresse che mi hanno chiesto appunto la possibilità di poter fare visitare quest'aula ai ragazzi, ed è stata un'occasione per spiegare un attimino come funziona la macchina amministrativa. Loro sono stati un po' interessati da quanti sono i consiglieri comunali, che cosa fanno, cosa fa il sindaco, la giunta, quindi sono state delle domande interessanti e insomma mi ha fatto piacere perché anche loro stanno iniziando a studiare, mi spiegava la professoressa, la cittadinanza, e quindi parlano del governo, parlano del Parlamento, del Senato, e quindi spiegare anche quello che avviene anche nei comuni e quindi anche all'interno di un consiglio comunale, per me è stato veramente un momento di soddisfazione. C'è stata qualche domanda un po' sopra le righe, impertinente, o insomma sono stati veramente tutti riflessivi, maturi? Li ho trovati molto, molto maturi e comunque bene o male conoscevano quello che può essere, perché avevano parlato di quello che è il Parlamento a livello nazionale, quindi il Parlamento di Roma. Però devo dire, la domanda un po' più particolare è stata quella di una ragazzina che mi ha chiesto ma cosa significa maggioranza e opposizione, perché ho spiegato loro insomma un attimino anche questa differenza, e quindi questo poi è scaturito anche in un argomento dove è intervenuta la professoressa, abbiamo parlato anche della democrazia, appunto il
sale della democrazia, spiegando che la maggioranza e l'opposizione è anche appunto per avere democrazia all'interno di in questo caso del Consiglio Comunale. Consigliere, noi apparteniamo a un'altra generazione, quando veramente i palazzi come l'amministrazione comunale e come il palazzo della provincia erano troppo lontani da noi. Adesso invece queste occasioni avvicinano il territorio all'amministrazione, al governo. Sì, sono contento che lei mi fa questa domanda perché è stata anche una discussione che abbiamo fatto con le professoresse. In effetti sì, i ragazzi venivano da una visita in prefettura e sono rimasti sbalorditi da quelli che erano proprio gli affreschi della prefettura e comunque entrare comunque in un organo, in un palazzo che è un organo di governo, e oggi anche la possibilità di entrare al comune e quindi vedere quelle che sono le strutture dove comunque poi si, in questo caso si amministra una città, e quindi io sono favorevolissimo a queste iniziative. E questa sera ho il piacere di riavere, l'ho avuto credo una volta sola, uno di quei signori che, come posso dire, sta sempre con i piedi in testa alla strada. Bravissimo. E non solo sta lui, ma costringe l'altra gente, che tra l'altro si diverte a stare con i piedi in testa alla strada. Guglielmo Causarano, che è il presidente della No al Doping. La No al Doping è un'associazione, anzi per l'esattezza ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica No al Doping, che è una di quelle associazioni che non solo promuove lo sport, ma si batte, e questo sì con una convinzione assoluta, e qua ne parleremo un secondo, col fatto che lo sport deve essere innanzitutto una cosa, pulito. Puro. Infatti il nostro motto, buonasera a voi, grazie a Teleblea che ci dà questa opportunità di fare una propaganda dello sport pulito e puro, e il nostro motto è meglio ultimi da puri che primi da dopati, cioè raggiungere l'obiettivo a tutti i costi, pure ad arrivare primo, ma essere dopati non ha nessun significato, perché ti porta solamente alla distruzione sia del corpo che della mente. Perfetto, allora la gente che non è addetta ai lavori non lo sa quanto il rischio di doping nello sport in generale, in certi sport di fatica prolungata, ciclismo, triathlon, corsa maratona, è enorme, perché purtroppo c'è anche un altro dramma che è il doping fai da te, che è il più pericoloso in assoluto. Guglielmo sente l'amico che gli dice che il suo amico ha fatto in un certo modo, prende, poi dice ogni tanto vanno giù, succedono guai, c'è l'infarto, c'è questo. Sì, può capitare, ma molte volte è anche pilotato, nel senso che si sono fatti errori. Vero? Sì, è un evento che sta prendendo piede, perché il fai da te intanto nasconde a tutti cosa stai facendo, cioè l'illecito. E quindi un fai da te che si fa nel bagno dell'amico, del retrobottega, in un negozio sportivo o anche per strada, e quindi c'è questa diffusione tra gli amanti dello sport, tra l'altro dilettantistico. Sempre, la cosa strana è quella, sì, perché quelli, gli altri sono controllati. Quelli sono controllati, ma dall'altro canto vincono anche dei premi di denaro. Da noi invece si vince l'orgoglio, la gloria, la coppa o la fotografia sul giornale, e si arriva a diventare tra virgolette viziosi del doping, perché si raggiungono risultati che non sono mai sperati se non con l'uso della sostanza dopante. Chiudiamo questo discorso, che il nostro è sempre un invito allo sport puro, e torniamo, voi organizzate tante cose non solo relative a quello che è il podismo, ma in generale, ma il podismo è il vostro punto di forza, tra le cose proprio i cardini in tutto sono quindi destagionalizzato rispetto al periodo, la maratona dell'Ibla Marathon, che è più o meno attorno al periodo della ricorrenza del terremoto, quindi attorno all'11 gennaio, e poi quella che è un'idea davvero simpatica, non è unica al mondo ma ce ne sono poche, che è quella senza riferimenti temporali, tecnici eccetera, che è la maratona alla Filippide. Nel mezzo, ragazzi, voi non avete idea, perché lo può sapere solo la mia posta e di quella di tutti gli altri colleghi, c'è un mare di tutte le cose possibili e immaginabili, ma la gente, ma tanti amano correre. Non è l'amore per la corsa, è l'amore per tutto quello che ci gira intorno. Cioè la corsa è solamente l'evento clou di una costruzione del corpo, della costruzione di una vacanza, la costruzione del divertimento, il dopo lavoro, e quindi ti crea un mondo che ci gira intorno. Cioè la Maratona di Ragusa è arrivata alla 16ª edizione il 27 gennaio del 2019 e continua a raccogliere adesioni, consensi, continua a raccogliere... Anche dall'estero, vero? Sì, ma soprattutto dall'estero, perché ormai il bacino siciliano
l'abbiamo, tra virgolette, mietuto tutto, cioè nel senso tutti i siciliani aspettano questo evento nell'area Iblea e quindi il nostro obiettivo è raccogliere adesione e partecipazione dalle Oltre Alpi. Abbiamo già adesioni per il 2019 provenienti dal Belgio, dall'Olanda, dalla Polonia, gruppi sportivi da Milano. Abbiamo fatto dei contratti, tra virgolette, con i pacemaker, che sono praticamente coloro che ti battono il tempo, quindi verranno ragazzi da Bergamo, da Brescia, da Verona, che hanno il compito praticamente di farti correre la maratona in un tempo prestabilito, dalle 3 ore in poi queste ti faranno compagnia. Perfetto, scusa Guglielmo, ma una maratona, al di là del fatto che ci siano dei signori in pantaloncini, magliette e scarpette più o meno adatte a correre, è anche un grosso lavoro da un lato logistico organizzativo e dall'altro di incoming, nel senso perché comunque ci sono centinaia di persone che devono venire qua mangeranno, molti dormono, dovranno arrivarci, prenderanno il caffè, vengono con amici, amiche, famiglie, eccetera, eccetera. Quindi muove il turismo anche in periodi che non sono di solito quelli abituali. Bravissimo, infatti il nostro obiettivo è quello di far permanere le persone nell'area Iblea i più giorni possibili. Non per niente la partenza alle 8 del mattino, così l'atleta deve dormire, tra virgolette, deve dormire il sabato sera qui. La premiazione la facciamo più tardi possibile, così l'atleta deve pranzare qui. E poi facciamo delle convenzioni con le strutture ricettive dell'area Iblea, facciamo dormire gli atleti con 20 euro a notte, facciamo dei pranzi o menù turistici sportivi con 15 euro a completo. Quindi se facciamo un conto, un atleta che viene da Bruxelles, si fa un weekend nell'area Iblea con 100 euro, si fa anche la maratona. Volo compreso con l'aeroporto di Comes, abbiamo il Bruxelles Charleroi, e vengono atleti da Bruxelles Charleroi, stanno spendendo complessivamente 100 euro. Quindi qual è il nostro obiettivo? Far conoscere il territorio, perché poi ci si ritorna in estate, certo. Ci si ritorna per Pasqua, ci si ritorna per gli altri eventi sportivi. Quindi noi continuiamo a lavorare su questo target di atleta che con un portafoglio medio-basso riesce a correre, a divertirsi e lasciare pure dell'economia nell'area Iblea, nel nostro bacino economico. E questo è il problema del ritorno. Sotto il problema della organizzazione logistica, una maratona tipo quella di Ragusa, sapete la Fidippide che è una cosa molto particolare, perché là non hai tabelle, non hai cronometri, non hai, è tutto un mondo diverso. Facciamo una maratona tra virgolette tradizionale, come quella la Barocca, che poi è già diventata la seconda, credo, in Sicilia dopo Palermo. Sì, no? La maratona di Ragusa come numero di partecipanti è la seconda in Sicilia dopo quella di Palermo, ma è giusto che sia così, perché il capoluogo di regione necessariamente ha più atleti, cioè, che pervengono anche soli locali. Soli locali. Però la maratona di Ragusa ha un vantaggio. Quali sono? I vantaggi sono che la maratona è in linea, che si corre da un punto della città con l'arrivo ad un altro punto. Quindi noi trasportiamo i bagagli, trasportiamo gli atleti con i bus, controlliamo il percorso di 42 km in linea, non per niente utilizziamo 100 volontari sparsi nel territorio, prestabiliamo 10 punti di ristoro su 42 km, distribuiamo non so quanti migliaia di bicchieri di acqua. Ci saranno anche i posti di controllo, abbiamo il servizio medico ed assistenza sanitaria lungo il percorso, 3 presidi medici con i medici avanzati, 5 ambulanze, all'arrivo abbiamo il gruppo Civassi volontari infermieri che si occupano della la parte più critica, che è l'arrivo, certo, di ogni maratona. Abbiamo punti di controllo col tempo chip, cioè cosa significa? Ogni atleta indosserà un microchip, che questo avrà il rilevamento temporale in ogni passaggio che si è seguito. Non lo avete passato, dice, si regola cosa può essere successo. O tagliato o si è ritirato, e quindi di conseguenza abbiamo sempre un controllo costante del territorio di 42 km. Non per niente noi utilizziamo anche per quanto riguarda il controllo del territorio il gruppo volontario di protezione civile di Ragusa, il gruppo volontario della Misericordia di Modica, perché il numero è abbastanza consistente. Controlliamo pure la parte di Cilone con la polizia a cavallo messa a disposizione dei volontari di Ragusa. Abbiamo il gruppo polizia stradale che ci fa da apripista, il gruppo motociclismo che ci fa da scorta per quanto riguarda gli atleti, Medicare che ci fa, cioè diciamo che è un lavoro complesso che alla fine cardina con la premiazione del vincitore, che non è semplice far tagliare il traguardo al primo, ma portare alla fine. La cosa complicata è fare tagliare il traguardo al trecentesimo con la stessa sicurezza. Quindi il nostro obiettivo di organizzatore è far tagliare il traguardo all'ultimo atleta nella stessa sicurezza del primo, e quindi possiamo dire che tutto è andato bene. Effettivamente dopo i primi si rallenta l'attenzione. Invece no, perché quello che ha difficoltà sono la coda del serpentone, perché magari ha più difficoltà sportive, difficoltà perché fisiche. Spesso è più anziano. Sì. E poi non dimentichiamoci che anche da Piazza San Giovanni parte la Family Run, cioè la Family Run che quest'anno ha registrato più di 200 partecipanti. Quella diciamo che comunque onestamente con la maratona non è che abbia molto.
però è un buon però numero. C'è la mezza maratona, c'è la mezza maratona, questa è una cosa che rileva, in tutto il mondo si corrono le mezze maratone, la mezza maratona che parte con un orario sfassato, che sono sprinter quelli, che quest'anno ha raccolto più di 600 atleti, che quindi è un numero abbastanza sostanzioso, che correvano con la media sotto i 3,50 3,30 minuti per chilometro, cioè significa che il primo arrivato a traguardo ha impiegato un'ora e 11 minuti a fare 21 chilometri, significa che è un atleta ben allenato, ben prestante, con un obiettivo, quello di vincere, vincerla e quindi salire sul podio e assegnarsi la coppa da vincitore. Benissimo Guglielmo, andiamo in questa seconda e conclusiva parte, abbiamo detto del discorso logistico, abbiamo detto del tutto l'apparato, anche la possibilità, il significato di richiamo turistico, ma c'è un altro discorso che secondo me è fondamentale. La maratona è uno sport incredibilmente democratico, nel senso che pantaloncini, magliette e scarpette sono praticamente uguali, e anche se tu hai le scarpette a 10.000 euro, se non c'è le gambe e i polmoni, è il cuore che pompa giusto. Sì, io lo considero uno sport democratico perché tu atleta che fai la maratona e lo concludi con i tuoi tempi, che poi abbiamo un tempo massimo che è di 6 ore, al fianco puoi avere il classico atleta che la conclude con le 2 ore e 30, 2 ore e 40. Quindi, quindi già è un atleta semiprofessionista. Il record del mondo è attorno alle 2 ore appena. Quest'anno l'ha fatta a Berlino 2:01:23. Non sono i keniani, quelli si allenano sempre in quota, hanno particolari range di allenamento, ma ripeto, ma la difficoltà è uguale, cioè la bellezza della maratona è questa, che ovunque la corri è sempre a 42 km 195 metri. E quest'anno voglio anche, stiamo diciamo concordando con il liceo, quella di quest'anno, sì, che sarà la data, già la 27 sapete. Gennaio 2019 è messa nei calendari internazionali FIDAL. Abbiamo avuto anche l'assegnazione delle 3 stelle For Run European, che è un organo di controllo delle maratone che si svolgono in Europa, quindi abbiamo un target elevato di qualità. E quest'anno stiamo avendo contatti con il liceo scientifico di Ragusa, che è un indirizzo sportivo, quindi i ragazzi che praticano praticamente quella scuola verranno da noi alla maratona di Ragusa per vedere da un punto di vista anche organizzativo come si svolge una maratona. Quindi loro si occuperanno dell'accoglienza atleti, distribuzione medaglie, smistamento atleti, e si occuperanno diciamo del vero e proprio cos'è lo sport puro, che non sia non solamente sulla parte pratica, ma anche sulla parte diciamo organizzativa. Benissimo. Questo è il quanto. Allora, chiudiamo ricordando che Guglielmo Causarano è il presidente della Nuova Topic. Ultima, brevissima. La prossima email che mi arriva, che cosa si riferisce? La prossima email che ti arriva. Arriva, che mi è già arrivata. Che ti è già arrivata, è praticamente tutta la parte programmata della maratona. Quindi, no, questo sulla maratona, il prossimo impegno. Prossimo impegno sportivo. Sì. Prossimo impegno sportivo che noi ci abbiamo, diciamo che è imminente. Stiamo organizzando una gara sul Cerasuolo di Vittoria, cioè significa facciamo girare gli atleti per tutte le cantine che fanno parte della strada del Cerasuolo, quarta edizione. Poi avremmo da fare pure anche la gara del Miglio Città di Ragusa, che è un evento che faremo prospiciente alle vacanze di Natale, e poi ci tufferemo nella maratona di Ragusa vera e propria. Benissimo, allora la Nuova Doping non si ferma, sempre portando avanti il discorso non solo e non tanto di sport, quanto di uno sport nel quale non è il doping a decidere chi vince o chi arriva primo o secondo, ma il doping è quello che viene bandito, cacciato fuori a tutti i livelli. Loro dicono meglio ultimo non dopato che primo dopato. Io dico sì, ma loro sono capaci anche di fare in modo che non dopato arrivi anche un poco molto noi abbiamo, meglio. Noi abbiamo atleti vincitori meglio che ultimo. Detto questo, ringraziamo, grazie Guglielmo, vi saluto. Grazie a voi, buona serata.
Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera è la trasmissione televisiva che parla di viaggi, vacanze e crociere. Mondo Crociera ogni settimana vi parla dei luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Potete vedere questa puntata e tutte le nostre produzioni televisive sul sito sportador.tv. Navigate con noi!